Oggi nel Consiglio di Presidenza del Senato si è tenuta l'audizione di Tito Boeri, presidente dell'INPS, il quale ha ribadito che il taglio dei vitalizi è una misura urgente e di equità. Abbiamo fatto i calcoli e si risparmiano almeno 16 milioni di euro solo qui al Senato, che con oltre i 40 milioni che già si risparmiano alla Camera e quelli che si potrebbero risparmiare facendo lo stesso taglio ai consigli regionali, si arriva a una cifra di 100 milioni di euro. I vitalizi sono un privilegio che costa un sacco di soldi ai contribuenti, perché c'è una grande differenza tra quello che hanno versato gli ex senatori e quello che incassano ogni mese. Dopo che il Consiglio di Stato, a inizio ad agosto, ha detto che si può procedere con una delibera del Consiglio di Presidenza per l'abolizione dei vitalizi e dopo che oggi il Presidente dell'INPS ha ribadito la necessità di procedere, noi auspichiamo che si arrivi in fretta alla conclusione e all'abolizione dei vitalizi. Ma vi sembra normale che ci sono persone che con un solo giorno di lavoro nei palazzi percepiscono 2.000 euro netti al mese? A noi no, perché uno schiaffo alle centinaia di migliaia di lavoratori che dopo 40 anni di lavoro non riescono ad arrivare a fine mese. L'impegno per il taglio di questo odioso privilegio da Prima Repubblica è stato preso coraggiosamente e seriamente solo dal Movimento 5 Stelle. Il taglio dei vitalizi nasce con il Movimento 5 Stelle. Ormai siamo addirittura d'arrivo e voi sapete che non ci arrenderemo finché non aboliremo questo odioso privilegio.